sensazione che il fatto che tu hai molto sofferto facendo il film, no? Ti dà la sensazione che hai lavorato tanto. Il problema poi diventa se poi quella sofferenza che tu hai messo allo spettatore arriva, perché magari invece si ferma su di te, no? Tu devi soffrire fino a un certo punto, perché poi, no? Per esempio, quello che mi piace molto pensare è che anche dell'occhio questo in qualche modo me l'ha insegnato, no? Che ci vuole un pudore per quello che fai, perché tu non sai mai a chi stai raccontando queste storie. Davanti a te, quindi una cosa che tu fai finta di aver vissuto, un'altra persona l'ha vissuta veramente. Quindi questo almeno a me mi ha insegnato a rimanere un passo indietro, cioè immaginare ma fino a un certo punto, non immergermi in certe dinamiche, perché è lo spettatore che deve essere la prima persona che lo vive. Poi noi attori diamo la sensazione che stiamo vivendo, no? Intensamente, ma siamo veicoli delle storie. È il pubblico poi che deve metterci su tutto il resto. Spesso lo spettatore si sente così tanto che soffre Sì, però sì, ma anche perché vede magari lo sforzo che sta facendo quell'attore in quel momento, o quella persona, perché poi lo spettatore lo identifica con la persona, no? Lo sforzo che sta facendo quel personaggio che non c'è nelle loro. Questo io trovo sempre che sia più commovente di un attore che si lascia andare, magari un grande pianto, un liberatorio, che in quel momento gli dà l'idea di questo grande lavoro immersivo, ma che poi non riesce ad arrivare alla gente. Beh, non c'entra, perché quando tu fai teatro hai la possibilità di esperire subito questo, no? Perché il pubblico è lì con te, quindi tu capisci subito quando vivi in silenzio, quando devo stare ascoltando, perché a teatro poi si crea un silenzio dove capisci che siamo tutti insieme, no? Io sto dicendo delle cose, ma che il pubblico vuole proprio sapere come va a finire. Poi io devo dire, io questa cosa la riscontro anche in seguito, perché noi abbiamo una troupe alla fine formata da 30-40 persone che sono in tutto come a te, no? E quella stessa magia del teatro, chiamiamola magia, che poi è una condivisione, io ce l'ho anche sul set, quindi è come se il resto della troupe fosse il mio pubblico. Ecco, io non faccio mai proprio solo per me quello che faccio, lo faccio anche per le persone, anche solo per una persona, no? Allora lì stiamo facendo proprio. Ma è vero che poi a volte credo a dei racconti, a volte come è stato testimone diretto, che poi quando ci sono delle scene, non c'è sempre più fermato, ma possono essere scene con una temperatura emotiva completamente diversa, l'attenzione della tua, al di là dei conti che stanno svolgendo, ti dà la misura se quello che stanno facendo funziona dal punto di vista. Per esempio, quando sei sul set, il regista poi è anche molto lontano, magari è al monitor, no? È in un'altra stanza. Quindi, per dire, io personalmente il rapporto più stretto che ho sul set è col primo operatore di macchina. E diventiamo, cioè, finisco, allora come andate, che dici, questa è stata veramente bella. Posso dire che se tu guardi proprio, cioè, è un lavoro che si fa insieme. L'attore, specie quando fa un film, non è mai un lavoro veramente solitario, è veramente un lavoro di gruppo, perché quello che poi uno vede è quello che fa l'attore, quello che fa l'operatore, quello che elimina, cioè è veramente un lavoro insieme. Poi parleremo anche di.